Siamo qua con la professoressa Benigno, sì, che è venuta a presentare il suo progetto per il convegno di Education 2.0. Lei viene da? Da Genova, dall'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR. Interessantissimo. E il progetto? Allora, qui in realtà abbiamo presentato una serie di esperienze, di progetti che vede coinvolto il nostro istituto. Una sperimentazione che riguarda l'uso delle tecnologie didattiche per soggetti unbound, cioè per tutti quei soggetti che sono impossibilitati per patologie degenerative, per patologie permanenti o temporanee a frequentare la scuola o il lavoro. E noi ci stiamo occupando di sviluppare un kit, una serie di kit formativi per supportare i formatori, gli educatori, i docenti, gli stakeholder in generale, per progettare percorsi formativi che fanno un uso intenso delle tecnologie di rete, che sicuramente abbattono le barriere legate. Una sorta di creazione di ambienti virtuali, sì, di apprendimento. Sì, di ambienti virtuali di apprendimento supportati soprattutto dallo sviluppo di metodologie, perché ci si accorge sempre di più che le tecnologie avanzano e sono sempre più disponibili. Quello che manca è il come integrarle in modo funzionale, adeguato ai percorsi didattici, quindi è necessario sempre un'integrazione dal punto di vista metodologico e didattica. Certo. E su quante scuole avete già sperimentato questo tipo di, approccio? In realtà noi abbiamo sviluppato anni addietro un percorso formativo per la formazione dei docenti che fanno didattica ospedaliera, quindi su tutto il territorio nazionale. Adesso siamo coinvolti in un progetto nazionale su un FIRB. Le sperimentazioni partiranno questo anno. Io ho presentato una sperimentazione che vedeva coinvolta una ragazza che da 2 anni ospedalizzata in un reparto di Udine, dove non è presente la scuola domiciliare, che quindi è completamente del tutto isolata, e abbiamo favorito l'integrazione con una classe reale, mediandola attraverso l'uso di tecnologie di rete, anche attraverso l'uso di Facebook, che è uno strumento ormai utilizzato, sì, strumenti che fanno parte della vita quotidiana anche degli adolescenti, certo. E quindi che favoriscono, sì, e che favoriscono esattamente come muoversi. Sì. E quindi sono stati coinvolti, oltre al bambino in difficoltà, anche i ragazzini della, sì, classe, quindi c'è stata un'interazione attraverso questi, sì, strumenti. C'è stata una fortissima interazione e anche la progettazione di percorsi integrati, di attività integrate, sia formali ma anche informali. Una criticità relativa al progetto, a questa sperimentazione che è tuttora in corso, è la difficoltà che incontrano ancora i docenti a integrare nei propri curricula attività in qualche modo che si discostano dalle rigidità dei programmi quindi ministeriali. In qualche modo fanno molta meno fatica i ragazzini a utilizzare uno, sì, strumento del genere, come è anche prevedibile che gli insegnanti che hanno magari qualche preoccupazione in più. Sì, qualche preoccupazione, qualche rigidità, qualche difficoltà proprio a integrare, mentre abbiamo visto come gli adolescenti, perché si tratta di una ragazza di 17 anni, con molta facilità utilizzano strumenti che sono solitamente usare nelle loro abitudini, certo, come dire, quotidiane. Questo però non vuol dire che i docenti non debbano essere coinvolti in modo attivo in un processo educativo didattico. Anche perché poi spesso i ragazzini magari usano con molta agilità la tecnologia, ma magari, sì, con poco senso critico, per cui il ruolo, sì, del docente è sempre fondamentale, fondamentale al centro. E lo è ancora di più adesso, probabilmente, sì, che hanno a disposizione degli strumenti che potenzialmente possono fare, sì, tante cose. Sì, nel senso che l'autorevolezza di un docente insostituibile. Ma come gli insegnanti che hanno utilizzato questo tipo di metodologia poi si sono gradualmente avvicinati, hanno capito le potenzialità e le hanno in qualche maniera sposate, oppure si sono mantenuti nella loro rigidità in qualche modo? Diciamo che un po' qualcuno sì, un po' qualcuno no. Sì, un po' qualcuno no. Siamo ancora in una fase di non completa integrazione, ma questo in generale nel mondo della scuola italiana. Certo. Infatti anche una recente indagine dello IARD sostiene che i docenti abbiano delle competenze tecnologiche elevate, ma che ne fanno un uso intensivo dal punto di vista personale,
le usano anche come strumenti per preparare le lezioni, ma difficilmente poi questa loro competenza tecnologica la riversano. Secondo lei perché? Perché hanno ancora delle rigidità concettuali notevoli. E non potrebbe anche essere una, diciamo, una timidezza nel confrontarsi con i ragazzi che invece utilizzano con estrema facilità? È possibile, sicuramente questo è un elemento di grande, che crea tanto disagio, ma che ha creato sempre disagio. Certo. Quando 15 anni fa iniziamo con una serie di colleghi un'attività di sperimentazione all'ospedale Gaslini, i bambini li mettevi dinanzi a un portatile, dopo qualche ora erano in grado di usare, di sperimentare per prove ed errori e di trovare delle soluzioni comunque efficaci, senza grandi criticità. E questo causava tanto disagio, un disagio sempre permanente, perché il divario tecnologico tra le giovani generazioni e i docenti in classe è sempre più forte, però la scuola rimane comunque il contesto culturale e deve rimanere il contesto culturale, certo, privilegiato. Ma che cosa si potrebbe fare per aiutare gli insegnanti ad avvicinarsi con meno paura magari a nuove metodologie didattiche, nuovi strumenti che riguardano appunto la tecnologia, il digitale, il web? I docenti dovrebbero riflettere molto più criticamente sulla propria professione, mentre tendenzialmente è una, ma culturalmente, storicamente, quello che in Italia si abitua, sì, difficilmente, insomma, i docenti adesso non è più come prima, ma abbiamo ancora una classe di docenti che fanno e che insegnano come hanno utilizzando una metodologia, certo, che hanno ricevuto quando erano allievi a loro, certo, volta. Quindi sicuramente c'è una carenza sullo sviluppo delle competenze professionali dal punto di vista metodologico e didattico, che negli ultimi 20 anni è sicuramente migliorato, ma che deve diventare, che deve rimanere sempre il fulcro su cui insistere. Però oggi qua, parlando con tanti insegnanti, mi rendo conto che anche a distanza di un anno già le cose sono cambiate tanto. Ma già un anno fa parlare di un ambiente di apprendimento virtuale era diverso che farlo oggi, secondo me. Cioè c'è già più un avvicinamento a questa realtà, anche per inerzia, perché comunque le cose succedono. Sì, ma infatti per inerzia anche in modo naturale. Io credo naturale, che certo, l'apprendimento, cioè questo cambiamento avverrà dal basso più che dall'alto. Io credo profondamente che le abitudini poi individuali possano radicalmente modificare anche quelle professionali. O anche forse la consapevolezza di capire che non bisogna perdere i ragazzi che invece seguono una strada loro. Beh, certo. Allora, o si fa un passo verso di loro oppure loro lo fanno da soli, no? È anche vero questo, ma è anche vero che il mondo tecnologico è entrato nella vita non solamente dei ragazzi ma anche dei docenti, certo, nelle loro vite, certo, personali, quindi diventano strumenti in qualche modo indissolubili che cambiano il nostro modo di stare nel mondo, quindi cambiano quello dei ragazzi ma anche cambiano. Quindi è uno stato mentale, capire sì, che quella cosa che fai in privato la puoi utilizzare per il tuo lavoro e per l'apprendimento dei ragazzi. Sta cambiando radicalmente, certo, la vita di tutti noi, la vita sociale, la nostra identità, quindi inevitabilmente questo ha delle notevoli ricadute anche sul piano professionale. E se dovesse dire con uno slogan a un insegnante perché avvicinarsi a questo mondo, che cosa gli direbbe? Perché avvicinarsi a questo mondo? Uno slogan, non son brava. A me verrebbe da dire perché la scuola la fai tu. Perché la scuola la facciamo insieme. La facciamo insieme, esatto. Grazie mille. Grazie a lei.